Oggi siamo mancati sotto tutti i punti di vista, eh, purtroppo prima o poi una sconfitta doveva arrivare, però mm, non mi è piaciuto il modo in cui è maturata, però insomma una giornata storta può capitare, l'importante è che non si ripeta, e, e l'importante insomma è guardare la classifica, essere prima, avere due punti di vantaggio e penso che la fortuna più grossa sia rigiocare subito mercoledì, perché abbiamo una grande partita in casa, per cui... Insomma, bisogna ripartire già da domani. Eh, guardiamo che magari è meglio perdere 1-4-0 che 4-1-0. Eh, oggi c'è poco da dire, insomma, siamo mancati su due punti di vista. Nei momenti che potevamo riaprire la partita siamo stati anche, insomma, il salvataggio sulla riga, però quando non ci sei non ti va bene neanche il palo, neanche il salvataggio sulla riga. Oggi dobbiamo accettare la sconfitta, però come dicevo anche i miei giocatori, le grandi squadre, i grandi giocatori anche nelle sconfitte così cocenti, se sono bravi capiscono dove si è sbagliato e, e si riparte, si riparte perché comunque siamo primi in classifica, siamo a due punti sulla terza, siamo in una posizione di classifica invidiabile, per cui abbiamo due partite in casa davanti alla nostra gente, È chiaro che ci dispiace per tutti i nostri tifosi che erano venuti oggi, li avremmo regala, voluto regalare un'altra giornata, però in queste otto partite gli abbiamo regalato tante belle partite. Su nove partite, se otto le fai in un certo modo e uno la sbagli, devi capire cosa non è andato, ma devi ripartire da quelle otto. E dopo le sconfitte, preferirei giocare subito, per cui questa è una grande occasione. Giochiamo in casa contro una grande squadra. Niente, dobbiamo dimostrare subito che è stato un incidente di percorso e abbiamo già l'opportunità mercoledì. Oggi siamo mancati sotto Tutti i punti di vista, per cui insomma, parlare di uno o dell'altro non mi va. Adesso dobbiamo rimboccarci le maniche, ripartire. Eh, già da mercoledì, insomma, come dicevo prima, eh, la, la classifica è invidiabile. Per cui dobbiamo basarci su questo e, e far capire subito che questo è stato, è stato un incidente di percorso. Ecco. Ma io, alla squadra, ho già, ho già, detto, ho già detto quello che pensavo. E quello che pensavo è questo: eh, che, che la prima cosa è che. I grandi giocatori, le grandi squadre, anche da sconfitte così, possono portare a casa qualcosa di buono se, se ragionano nel modo giusto. E poi gli ho detto di, di, la te, di alzare la testa perché siamo primi, perché abbiamo fatto finora grandi cose. Non può essere una partita negativa. È chiaro che non dovrà più ripetersi, ma sono sicuro che la squadra insomma, non ripeterà una prestazione simile.